su questo foglietto, se non c'è la data su questo foglietto, nessuno può essere sicuro, perché manca una parte del contesto. Per sapere ieri, devo sapere in che giorno il parlante si trova. Anche in questo senso, quindi, sono dipendenti dal contesto. Quando dico qui, sto indicando qualcosa di vicino a chi parla. Quando dico lì, indico qualcosa di lontano da chi parla. Ce l'avete anche in arabo questa differenza? Anche questo è quello. Anche questo è quello avete? Come, quindi è come l'italiano? Sì. Ok. E quindi vedete che appunto questo vuol dire vicino a chi parla. Quindi di nuovo devo sapere chi parla. E quello è lontano, esattamente. Non tutte le lingue hanno questa differenza. L'inglese ce l'ha, però il tedesco per esempio l'ha persa, non ce l'ha più. Ok. Ecco qua. Un piccolo schema che vi fa vedere perché appunto si parla di deissi e perché si dice, a me fa sempre molto ridere, si dice che la deissi è egocentrica. Voi sapete cosa vuol dire essere egocentrici? Vi è mai stato detto sei egocentrico? Beati voi, a me lo dicono. Centrato su se stesso. Quindi è la classica cosa che si dice quando una persona pensa un po' troppo ai suoi interessi, sei egocentrico, cioè l'ego, l'io è al centro sempre del mondo. Ecco, ora la deissi funziona così: l'io, cioè il parlante di fatto, è al centro del mondo. Ok? Non è una brutta cosa se si tratta di linguistica, però si parla appunto di centro deittico che è sempre l'io, il qui e l'ora. Quindi io, qui, ora è il punto in cui si trova il parlante. E poi ci sono vari livelli a cui, in cui io posso esprimere la deissi. Per esempio c'è la deissi personale, person deixis, quindi io, il parlante, tu, l'interlocutore, voi, l'interlocutore plurale, poi c'è lui o lei che è la persona al di fuori di questo gruppo di parlante e interlocutore, e poi per esempio ci sono pronomi come noi. Noi è un pronome molto difficile da capire, perché io potrei dire noi siamo qui perché ci interessa la linguistica, e sto parlando di tutti noi, ma se dico noi siamo qui grazie a un progetto, no vai, questo non è un grande esempio, noi siamo venute in aereo, chiaramente in questo caso noi si riferisce a me e a Claudia, non a tutti, non tutti noi. Anche questo non è facilissimo, quindi stiamo per dire noi siamo qui grazie a un progetto della Comunità Europea, tutti noi siamo qui di nuovo grazie al progetto della Comunità Europea. Allora in questo caso vediamo che noi per esempio ha addirittura due diversi significati. Poi c'è, questa è la deissi personale, poi c'è la deissi temporale, quella che abbiamo detto prima, ieri, oggi, domani, e poi c'è la deissi spaziale, qui, lì, e fondamentalmente basta nei nostri sistemi, okay? Viene dal greco deixis, che vuol dire indicare, per quello che vedete che l'omino lì al centro fa così, perché i dimostrativi sono delle parole che funzionano come dei gesti, sono fatte per indicare qualche cosa. Ora sarebbe tutto finito, sarebbe tutto facile se fosse così, però forse voi ci state anche già pensando da soli. In realtà queste parole non hanno solo questo valore, ma hanno, possono avere anche un valore anaforico. Quindi questa è l'ultima cosa veramente di cui vi parlerò, la differenza, cioè come funzionano le anafore. Allora, dicevamo, la parola deitica è una parola che indica, e per indicare bisogna essere in un luogo fisico in qualche modo, no? E quindi il deitico si riferisce alla situazione puramente extralinguistica. Per esempio, se io cammino per la strada e vedo una bella gonna, faccio così, dico voglio quella gonna, indico. Questo quella si capisce solo se siamo tutti lì e se voi state seguendo il mio gesto o il mio sguardo che va verso quella gonna. Ma io posso naturalmente usare queste parole anche in contesti molto diversi. Per esempio io dico, quando è andata a Parigi Francesca ha comprato una gonna. Ieri ha indossato quella gonna alla festa. Allora, quando voi leggete quella gonna, non è che vi guardate in giro e cercate una persona che sta indicando una gonna. Voi sapete, la gonna che hai comprato da Parigi. Bravo, voi sapete benissimo che quella vi riferisce indietro a una gonna. Allora, in questo caso, questo lo chiamiamo uso anaforico. Cos'è un'anafora?
una cosa che ripete. Allora qui quella corda ripete una corda che era stata introdotta prima. Quindi vuol dire che in questo caso io uso la stessa parola, però senza gesto, con valore anaforico, cioè come indicazione, in realtà il gesto c'è, è un gesto metaforico. Il gesto è la metafora che dice tu parlante guarda indietro nel testo a vedere dove io ti avevo introdotto la donna. Quindi c'è un collegamento, però c'è un collegamento nel senso che qui è tutto molto più astratto che è fatto all'interno del testo. Certe volte si può fare anche un riferimento a una cosa che verrà dopo. Io ho fatto questa frase un po' ridicola: se un giorno sarete invitate alla cerimonia degli Oscar avrete bisogno di quella donna. Io non ho ancora parlato di donna, però poi metti due punti e dico la donna per tutte le star desiderate. Okay. Quale donna? Quale donna? Però vedete che qui quando io dico quella donna l'attenzione si risveglia, perché io dico quale? Allora questo è un uso che si chiama cataforico, cioè avverte l'interlocutore che deve aspettare per quello che viene dopo. Ok? Benissimo, siete molto bravi a seguirmi anche se appunto abbiamo appena mangiato e vorremmo piuttosto riposarci, bravissimi. Allora, questi pronomi sono molto difficili anche per i parlanti nativi. Questo esempio qui è un esempio da quel test, vi ricordate, forse no, nella primissima lezione abbiamo letto insieme delle indicazioni per l'insegnamento dell'italiano per i test INVALSI, che sono questi test per misurare il livello di italiano dei bambini a scuola. Allora, questo è un esempio delle domande che vengono fatte ai bambini. Gli viene dato per esempio, un piccolo grano e poi gli si chiedono delle domande per vedere se ha capito bene sia aspetti lessicali, quindi ha capito bene il significato delle parole, sia gli aspetti grammaticali. Allora, qui dice, i pronomi sottolineati nella frase che segue si riferiscono a due persone diverse, Paolo e l'avvocato. E ora il bambino deve indicare quali pronomi si riferiscono a Paolo e quali all'avvocato. Paolo era perplesso perché l'avvocato in primo tempo gli aveva detto di aspettarlo in anticamera. Sapete cos'è l'anticamera? Una stanza all'interno. E ora proprio lui lo riproverava di essere in ritardo all'appuntamento. Allora vediamo un po' come ve la cavate. Paolo era perplesso perché l'avvocato in un primo tempo gli aveva detto gli aveva detto di aspettare aspettare l'avvocato. Ma avete visto com'è difficile questa cosa? Voi l'avete fatta in un attimo perché siete bravissimi, ma se pensiamo a cosa è successo nella nostra mente, è difficile perché sono tutte e due forme maschili. Gli è una forma, è la forma appunto indiretta del pronome personale maschile. Il lo è la forma diretta, quindi è quella del complemento oggetto, del pronome personale maschile. Quindi sono due forme che potrebbero riferirsi tutte e due a Paolo, ma invece no, una si riferisce a Paolo e l'altra si riferisce all'avvocato. E cosa succede qui? Qui questo aspettarlo funziona così perché questo verbo all'infinito. Di aspettare in anticamera. Ed ora proprio lui lo ritroverava. Chi è? Lui chi è? Lo ha pagato e lo è Paolo. Esatto. Quindi noi capiamo, se leggiamo bene, è il contesto che c'è dura, non la forma. Le forme sono sempre uguali. Quindi il primo lo è l'avvocato, il secondo lo è Paolo. Quindi questo rappresenta una grande difficoltà. Voi l'avete imparato benissimo, siete bravissimi, però questo è un tipo di lavoro che si può fare insieme, magari partendo da testi un po' più interessanti, come vi diceva Claudia prima, cioè mettendolo all'interno di un altro lavoro, però per proprio rendersi conto che non ci si può solo affidare alla forma, ma che si deve guardare il contesto più in generale. Anche qui questo è un altro esempio di un testo che viene presentato ai bambini. Il coniglio è un animale sociale che vive bene in gruppo e fa amicizia facilmente. Chissà come fanno questa cosa. Sebbene sia una preda, il gatto non lo percepisce come tale perché ha una taglia simile. Allora, questa autrice Susanna Tott, che ha messo insieme questi testi, per esempio è critica di questo testo, perché dice che è un testo un po' ambiguo che non si può usare in un esame, perché mette un po' a dura prova dei bambini, soprattutto questi piccoli. Perché? Perché qual è la difficoltà secondo voi qui? Dov'è il problema di possibile incomprensione?
sebbene sia una perda, qui non si sa se è il gatto oppure che è il primo. Esattamente, esattamente. Quindi qui si richiede che la preda, allora voi sapete chi è la preda, tra il gatto e il coniglio chi è la preda? Qual è l'animale che tende a essere mangiato dagli altri? Il coniglio. Esatto. Però bisogna saperlo, bisogna sapere qualcosa del mondo. La logica, non è la logica, perché il coniglio è un animale che in fondo potrebbe anche difendersi, cioè è la conoscenza del mondo che ce lo dice. Non è la perché la logica vuol dire è qualcosa di necessario, eh? Quando voi dite logica, devi utilizzare la logica per analizzare un testo. Sì, io direi più il ragionamento, nel senso che la logica è un qualcosa, si dice, è vero, devi essere logico per dire devi pensare bene, ma in realtà nella grammatica bisogna stare attenti, perché la logica si riferisce agli aspetti necessari, obbligatori, puramente formali. Allora, per esempio, è la logica che ti dice qual è il soggetto di un verbo plurale, perché se è plurale il verbo, sarà plurale anche il soggetto. Ma qui non è una questione di logica, perché sia potrebbe avere per logica, cioè per grammatica, come soggetto potrebbe avere sia il gatto che il coniglio. È la nostra conoscenza del mondo che ci dice, guardate, di solito il gatto se la cava abbastanza bene, sa correre, sa scappare, invece il coniglio, poverino, è abbastanza indifeso, eh? E quindi e sappiamo che è un animale che tipicamente è una preda, il coniglio è un erbivoro, che viene predato dagli altri animali, il gatto in fondo è un parente lontano del leone, se la cava. Okay. Allora qui tante volte noi non possiamo aspettarci che un bambino necessariamente sappia queste cose. Di solito i bambini se la cavano bene con gli animali perché gli animali fanno parte delle favole, no? Però non è detto, stiamo controllando la capacità linguistica sulla base di un qualcosa che è fortemente legato alla cultura, alle conoscenze pregresse, eh? E quindi bisogna stare un po' attenti. E quindi per capire, qui vorrebbe dire, sebbene il coniglio sia una preda, il gatto non lo percepisce come tale, ok? Ora, dal punto di vista della grammatica, questa frase non è fatta molto bene, eh? Cioè l'autore stesso di questa frase avrebbe dovuto porre più attenzione. Perché? Perché questo verbo sia è un verbo che non ha un soggetto espresso. Voi vi ricordate cosa abbiamo detto ieri sulla questione, no? Che se non c'è un soggetto espresso si parla di lingua a soggetto nullo. Allora, questo soggetto nullo di solito si riferisce, come faccio io a sapere la sua referenza, a chi si riferisce? Lo so perché le grammatiche delle lingue come l'arabo e l'italiano funzionano così, ti dicono implicitamente, nessuno ce l'ha insegnato, non lo sappiamo, che il soggetto non espresso di solito è lo stesso soggetto della frase che precede o che segue. Allora, qui il gatto potrebbe essere soggetto perché è il soggetto della frase che segue, quindi c'è un conflitto tra il soggetto della frase che segue, che è il gatto, e il soggetto della frase che precede, che è il coniglio. Quindi anche in questo caso bisogna stare un po' attenti perché si possono creare delle incomprensioni e si deve appunto aiutare l'apprendente a capire queste differenze. Qui io l'ho chiamata catena anaforica perché? Perché ci sono tanti elementi che si continuano a riferire al coniglio. C'è l'elemento che qui non si vede, il soggetto nullo, poi c'è lo si riferisce al coniglio, tale si riferisce a preda, quindi sono cose piuttosto complesse. Un ultimo aspetto che vi faccio vedere, su cui bisogna stare un po' attenti, su cui sarebbe bene fare esercizio, riflettere, è la cosiddetta anafora indiretta. Questo viene dalla Repubblica. Un operaio di 47 anni è rimasto ferito ieri mattina in un incidente avvenuto al Voltri in termine Alta Europa. L'infortunio è avvenuto alle 8.30. Il Voltri Terminal Europa è un pezzo del porto di Genova. Okay. L'infortunio è avvenuto alle 8.30. Vedete che io vi ho messo l'infortunio in corsivo. È lì che voglio arrivare. Questa è una anafora, cioè riprende qualcosa che è stato detto prima, ma lo fa, come vi spiego sotto, in maniera indiretta. Perché? Allora, prima di tutto dobbiamo chiarirci sulla differenza fra incidente e infortunio, che sono due parole che vogliono dire due cose diverse. L'incidente è tutto ciò che accade e ci rovina i piani,
Quindi ha avuto un incidente, vuol dire tipicamente che c'è stato un incidente in macchina, per esempio. Ovviamente non lo volevamo fare apposta, è qualcosa che è successo senza che lo volessimo. Però io posso anche scrivere a qualcuno: scusa, ci dovevamo vedere alle 5, ma ho avuto un piccolo incidente e arriverò mezz'ora dopo. Questo piccolo incidente non è che il mio amico telefona all'ospedale e dice: come sta Chiara Gianollo? No, si capisce che un piccolo incidente può essere che si è rotto qualcosa in casa e devo ripararlo prima di uscire. Mi ha avvisato un amico a casa, sono riuscito a uscire. Sì? E si dice: guarda, ho avuto un piccolo incidente o un piccolo inconveniente, ma si può usare incidente anche in questo modo. Non è successo niente di grave, è successo solo qualcosa che andava contro ai piani. Invece infortunio, purtroppo, è sempre un qualcosa di fisico, è sempre un qualcosa che può essere più o meno grave, ma che effettivamente è un danno al proprio fisico. Allora, per esempio, i calciatori sì. Hanno gli infortuni, no? E quindi si dice: non può giocare, addirittura c'è questa parola un po' strana in italiano, non può giocare perché è infortunato, cioè ha subito un infortunio e non può giocare, ok? Allora, un infortunio vuol dire quindi che hai qualcosa di fisico, hai la febbre, ti hanno dato un colpo al ginocchio, una lesione. E quindi cause ferite o comunque conseguenze fisiche negative. Allora, questo ci fa capire che l'infortunio non è semplicemente il modo di ripetere incidente sopra. Ok? Allora, qui questo incidente, io non so che incidente fosse, però è accaduto nel porto sappiamo che ci sono tanti macchinari. Questo infortunio riassume tutta la frase, riassume tutto l'evento. E quindi l'infortunio è il fatto che l'operaio di 47 anni sia rimasto ferito del porto. Allora, questa è una relazione anaforica, ma è indiretta. Cioè, quando io uso lo, vado direttamente a riferirmi al coniglio, un unico elemento. Ma qui, se uso infortunio, intanto non sto usando un pronome, sto usando... Riassumere tutta la frase in una parola. In un'unica parola. Anche se voi ci pensate la parola fatto, questo fatto è avvenuto, anche la parola fatto ha molto potere, può fare esattamente questo. Ciò è avvenuto. Sì, non si usa tantissimo perché, diciamo così, capisco che cosa vuoi dire, però di solito è un qualcosa che si usa allora in una frase, diciamo, subordinata, cioè ci sarebbe virgola, il che ha causato, quindi per esempio, un operaio di 47 anni è rimasto ferito ieri mattina in un incidente, virgola, il che ha causato ritardi nella distribuzione delle merci. Quindi non si può mettere il punto, perché che è sempre una specie di pronome relativo in questo caso, e quindi è una frase subordinata. Se tolgo l'infortunio, sì, il punto è mettendo una virgola, che è avvenuto. Certo, però vedete, per esempio, intanto qui vedete, non è un grande giornalista, ho usato due volte la parola avvenuto molto vicino. Alle 8:30. Esatto, però vedete, qui andava avanti, quindi qui non possiamo giudicare su questo aspetto, perché io posso mettere una virgola solo se poi quello che aggiungo è breve. Invece qui probabilmente c'erano tante altre informazioni e quindi per chi scriveva era necessario fare due frasi separate. Però è vero, avete ragione, che anche questi che possono riassumere un intero pezzo di informazione. Allora, queste cose, per esempio, sono interessantissime, ho finito, sono interessantissime da insegnare ai vostri studenti, perché queste sono le cose che obiettivamente aiutano a scrivere bene, quando voi scrivete la vostra tesina, vi aiutano a evitare le ripetizioni, perché sono un modo di riassumere indiretto, e quindi sono sia molto difficili da capire, sia molto difficili da imparare, ma estremamente utili quando si vuole scrivere qualcosa di complesso. Ha vinto ai voti di terminale europeo alle 8:30. Cosa? Scusa, no. Allora, dopo Europa, aggiungo alle 8:30 senza mettere un'altra frase. Sì, il problema è sentito andare avanti, capito? Quindi io qui questi puntini vuol dire che c'era tante altre cose. Quindi magari diceva l'infortunio è avvenuto alle 8:30 quando al porto c'è moltissimo lavoro. Quindi magari era utile che le 8:30 fossero una frase diversa, su questo non possiamo dire nulla. Allora, relazione anaforica, sì, in molte case, sì, Secondo lo stesso valore dei pronomi diretti?
Dunque, dei pronomi diretti, nel senso lo, la, questi, anche lo, la sono delle anafore. Quindi le relazioni anaforiche sono tutte quelle cose che ripetono qualcosa che è stato detto prima, ok? E quindi tutte possono farlo con un nome, posso farlo con un pronome, di solito lo faccio con un pronome. Come se esatto. Lo so, lo, esatto, so tutto quello che tu mi hai detto, esatto. Anche la particella verbale C. Anche C, esatto, esattamente. E ne di questo. Ne ho presi tre, vuol dire, non so, di questi biscotti, esatto. E lo so. Esatto. Ne sento la mancanza. Ne sento la mancanza, quindi tutti questi riassumono non solo una parola, ma per esempio un'intera situazione, certe volte. Vedo che sono tutti pronti per i vostri diplomi, quindi io concluderò qui, vi darò tutte le diapositive, magari lasciando anche quelle che non ho discusso, così se poi volete, siete interessati, potete guardare oltre, va bene? Ok, grazie ancora. Spero che si capisca bene, queste sono delle A, Chiara, Giannullo, Stelle, Fenne e Seggio. Sì. Solo una cosa, sempre, sì, certo, ci spostiamo un attimo che loro devono lavorare. Studio? E no? Oh, you mean you want to